Ciao a tutti e bentornati o benvenuti. Oggi andremo a realizzare la borsa che avete visto nell'anteprima. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Ecco, questi sono i materiali che servono per realizzare la borsa secchiello. Questi sono da accessorielli.it. Potete anche cercarla su Facebook. Elena, vi lascerò il nome sotto nell'info box. Qui abbiamo il cordino tripolino. Lo vedete? Tripolino 2.0. Utilizzerò due uncinetti, 3,5 e numero 3. E poi abbiamo la parte di sopra del secchiello, vedete? Qui abbiamo messo la catena, potete anche mettere la corda Abbiamo e il manico e si può anche agganciare qui la catena o la tracola diversa per portarla alla spalla. Abbiamo qui il fondo con i piedini di dietro. Ora passiamo al tutorial. Iniziamo dal fondo. Dobbiamo andare a lavorare 3 maglie basse in un buco, 2 maglie basse in un buco. Dobbiamo ripetere così fino alla fine. Ok, inseriamo l'uncinetto così. Sto utilizzando l'uncinetto 3,5. Inseriamo l'uncinetto così, prendiamo il filo. E andiamo a lavorare 3 maglie basse qui. Ora lavoriamo 2 maglie basse qui. Ora e 3 maglie basse qui. Due maglie basse. E 3 maglie basse. Ripetiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare fondo, arrivando a questo punto chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa in costa qui, una maglia bassa in costa, una maglia bassa in costa. Per non sbagliare l'inizio mettiamo il marcapunto qui, quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in costa fino alla fine del giro. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro, arrivando qui togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Ora entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, quindi abbiamo 3 maglie basse. In questo lavoriamo punto nocciolina con 4 maglie alte non chiuse.
e lavoriamo 3 maglie, 3 maglie basse, ok? Abbiamo lavorato 3 maglie basse, punto nocciolina, 3 maglie basse, quindi continuiamo così, lavoriamo punto nocciolina qui. Di solito si fa punto nocciolina con 5 maglie alte non chiuse, ma lo sto lavorando con 4 maglie alte non chiuse. Chiudiamo con una catenella e lavoriamo le 3 maglie basse che separa le noccioline, che vedete. Quindi dobbiamo andare a ripetere questa sequenza: 3 maglie basse, un punto nocciolina, 3 maglie basse, un punto nocciolina. Dobbiamo ripetere fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il primo giro del punto nocciolina, si vede. Togliamo il marcapunto e chiudiamo qui con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Ora dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Quindi entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa. Rimettiamo il marcapunto sempre nel nostro primo punto. E lavoriamo una maglia bassa, entriamo qui 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 e lavoriamo una maglia bassa. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Vi faccio vedere una cosa qui. Quando arrivate qui dove c'è il punto nocciolina, vedete, abbiamo questo punto qui, abbiamo questo più largo accanto. Dobbiamo lavorare qui dove ci abbiamo punto nocciolina, saltare questo sempre e lavorare poi 3 maglie basse qui, ok? Non sbagliate questo. Arrivando alla fine del giro, togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Ora dobbiamo andare a lavorare il giro con punto nocciolina. Dobbiamo cercare di lavorare punto nocciolina centro qui del punto precedente, quindi qui lavoriamo una maglia bassa qui, in questo lavoriamo punto nocciolina. Lavoriamo 3 maglie basse, non dimentichiamo di mettere il marcapunto sempre nel primo, ok? Ora qui lavoriamo punto nocciolina. Lavoriamo 3 maglie basse, ok? Vedete che le noccioline cominciano a posizionarsi, quindi dobbiamo andare a continuare a lavorare 3 maglie basse punto nocciolina, 3 maglie basse un punto nocciolina fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, togliamo il marcapunto
e chiudiamo con una maglia bassissima qui, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare il giro di maglia bassa. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, rimettiamo il marcapunto e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, giriamo il lavoro. Ora dobbiamo andare a lavorare il giro del punto nocciolina, quindi andiamo a lavorare 3 maglie basse. Mettiamo il marcapunto qui all'inizio e lavoriamo punto nocciolina qui. E chiudiamo e lavoriamo 3 maglie basse. In questo lavoriamo punto nocciolina. E lavoriamo 3 maglie basse. Vedete? Abbiamo il nostro punto posizionato bene. Dobbiamo andare a continuare così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro con punto nocciolina. Arrivando qui, togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Andiamo a lavorare una maglia bassa qui, mettiamo il marcapunto, in questo giro dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro. Arrivando qui, togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro e andiamo a lavorare questo giro una maglia bassa in ogni punto senza fare le noccioline. Quindi entriamo qui, lavoriamo una maglia bassa, rimettiamo il marcapunto e andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a questo qui. Ho terminato di lavorare questo giro di maglia bassa senza noccioline. Arrivando a questo punto,
togliamo i marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, e giriamo il lavoro. Ora facciamo altre 2 catenelle, 1 e 2, e andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto. E mettiamo il marcapunto qui. Continuiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto. Continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, togliamo il marcapunto e andiamo a chiudere qui con una maglia bassissima, una catenella, e giriamo il lavoro. Entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa in questo primo punto e rimettiamo il marcapunto. Ora nel successivo riprendiamo a lavorare punto nocciolina. E chiudiamo con una catenella e lavoriamo 3 maglie basse nei 3 punti successivi. Di nuovo lavoriamo punto nocciolina in questo punto qui. Chiudiamo con una catenella e lavoriamo 3 maglie basse nei 3 punti successivi. Di nuovo lavoriamo punto nocciolina. E chiudiamo con una catenella. Vedete, abbiamo ripreso il punto nocciolina, quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il giro con punto nocciolina. Arrivando a questo punto, togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, e giriamo il lavoro. Ora dobbiamo andare a lavorare un giro di maglia alta. Rimettiamo il marcapunto qui e andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto. Continuiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, togliamo il marcapunto e andiamo a chiudere qui con una maglia bassissima, una catenella, e giriamo il lavoro. Ora dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni punto.
rimettiamo il marcapunto qui nel primo punto e continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo andare a lavorare un giro di maglia bassa. Rimettiamo il marcapunto qui, andiamo a lavorare un giro di maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro di maglia bassa, arrivando qui chiudiamo con una maglia bassissima una catenella e giriamo il lavoro. Ora dobbiamo andare a lavorare come abbiamo lavorato qui all'inizio, quindi dobbiamo ripetere questa sequenza. Dobbiamo avere queste tre giri di punto nocciolina separata dai giri di maglia bassa, quindi questa sequenza che vediamo qui, 3, questo spazio di maglia alta con maglia bassa, quindi dobbiamo seguire questo che abbiamo fatto qui, ripeterla più volte per avere l'altezza desiderata. Ora vado a ricominciare a lavorare la prima riga di nocciolina che abbiamo fatto qui e poi ripeterò questa sequenza che vediamo qui. Ok, ora andiamo a lavorare una maglia bassa qui, una maglia bassa qui e punto nocciolina qui. Chiudiamo con una catenella e lavoriamo 3 maglie basse nei 3 punti successivi. Sempre rimettiamo il marcapunto nel primo punto, quindi dovete fare sempre prima per non perdere l'inizio del lavoro. Quindi lavoriamo punto nocciolina qui. E chiudiamo con una catenella e 3 maglie basse nei 3 punti successivi. Quindi andiamo a ripetere questa riga di punto nocciolina fino alla fine. Andiamo pure a ripetere questa sequenza che vediamo qui, lo giro per farvelo vedere. Quindi la sequenza è 3 giri di maglie basse, 3 gigli di punto nocciolina separate dalle 3 giri di maglie basse e poi lavoriamo qua come ho lavorato assieme con voi, delle maglie alte, punto nocciolina e delle maglie basse qui che separano questo. Ok? Potete fare quanto volete per avere l'altezza desiderata. Io andrò a ripetere altre 2 sequenze di questo punto. Ho terminato di lavorare a curi giri con la sequenza che avevo spiegato a voi. Io ho lavorato da rovescio. Ora, arrivando a questo punto, ho lavorato altre 2 righe di maglia bassa. Arrivando a questo punto tagliamo il filo
andiamo a chiudere in questo modo. E andiamo a fissarlo qua dietro. Ora andiamo a girare la nostra borsa. Ecco la nostra borsa girata, vedete la sequenza ripetuta altre due volte. Ora dobbiamo andare a cucire la fascia sopra. Prendiamo la fascia, questa è la fascia che noi dobbiamo andare a cucire sopra. Dobbiamo misurare la borsa per chi lavora stretta. La borsa misura 24 centimetri di altezza, potete anche fare l'altezza che volete. Prendiamo la fascia e andiamo a posizionarla bene sopra. Guardate la parte di davanti che ha la catena, la mettiamo di davanti. Pieghiamo la borsa in due, dobbiamo andare a cucire questa parte con gli occhiali ai due lati, ai laterali, ok? Quindi cercate di posizionarla bene. Con l'ago da lana e il filo posizionate bene. Andiamo ora a cucire passando nei buchi. Posizionate nel bordo e andiamo a passare dall'interno e cominciamo a cucire la nostra fascia alla borsa. Continuiamo a cucire in questo modo, in questi buchi, fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di cucire la fascia alla borsa. Vedete, questo è il nostro secchiello. Potete foderare come volete. Per chiudere tirate la catena. Ora dobbiamo andare ad agganciare la tracolla, il manico. Dobbiamo andare ad agganciarla laterale con il moschettone. Ecco, la nostra borsa è pronta, il nostro secchiello. È un progetto semplice e veloce. Potete anche cambiare questa catena mettendo la corda o anche chiedendo tira corda in pelle. Ecco la base, il fondo, punto nocciolina spezzato così, non è tanto pesante. Spero che il progetto vi piaccia. Ricordate che i materiali potete acquistarla da accessorielli.it. Lasciatemi i commenti se avete delle domande o avete dei progetti da richiedere. Ci vediamo al prossimo video. Grazie per seguirmi. Alla prossima. Ciao.